15 croci, una per ogni comparto messo in ginocchio dalla pandemia ma anche da risposte inadeguate da parte delle istituzioni. È l'iniziativa programmata da Confesercenti Campania che mercoledì ha organizzato una protesta davanti alla Prefettura di Napoli e nelle piazze degli altri capoluoghi. Dal turismo alla ristorazione, dagli albergatori al trasporto ma anche mercatali, mondo dello spettacolo e tanti altri. L'obiettivo, ha sottolineato Se96 TV il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, è portare il grido di dolore delle imprese al Presidente della Repubblica. Confesercenti chiederà al Capo dello Stato di fermare questa tragedia. Abbiamo bisogno che le imprese possano avere ristori, che possono riaprire le loro attività e ci dicessero in che modo dobbiamo riaprire le nostre attività e quali tasse vorrebbero che noi pagassimo. Per la guida di Confesercenti le risposte dello Stato sono state inadeguate e insufficienti, costringendo tantissimi imprenditori a fare i conti con una crisi mai vista prima. Confesercenti si è rivolta direttamente al Capo dello Stato, quindi a Mattarella, abbiamo chiesto al Presidente di intervenire, perché sono oramai troppi i giorni delle imprese che sono chiuse, sono troppe le difficoltà degli imprenditori. Gli imprenditori non hanno più soldi per poter pagare i fitti, non hanno più soldi per poter pagare le utenze. Molti imprenditori si sono dovuti far staccare le utenze, quindi la mortificazione nella mortificazione, perché dovevano scegliere se comprare il latte per i figli o pagare le utenze.